Si sono ritrovati dopo 40 anni con la stessa voglia di divertirsi in musica che avevano da ragazzi. Il loro è un ritorno al passato che guarda però dritto negli occhi il futuro. Nessuna operazione nostalgia, anche perché erano e restano orgogliosamente avanguardia. Alziamo il volume e diamo il benvenuto, anzi il bentornato, sotto la pioggia, ai Decibel. Ciao, saluti a tutti. Grazie. Come state? Ciao. Vi vedo in grande forma. Ma bene, bene. Ci stiamo divertendo, insomma, abbiamo fatto un disco che ci soddisfa, che per fortuna non ha soddisfatto solo noi, stiamo facendo dei bei concerti e quindi insomma siamo contenti. Ma come mai questa reunion dopo 40 anni? Ma chi risponde? In realtà non ci siamo mai persi di vista, anche questi anni ci siamo incontrati, abbiamo suonato certo in situazioni particolari, a feste di amici, situazioni ristrette. Poi un bel giorno ci siamo detti, ma perché non tornare a fare dei pezzi insieme? Così quasi per scherzo la cosa è diventata sempre più grande ed eccoci qua. E in che cosa vi siete trovati cambiati rispetto ad allora? Vabbè, gli anni passano per tutti. Dunque, il cappello bianco. Io avevo la camicia bianca e i capelli neri. Quindi forse io sui capelli meglio che non parlo, però devo dire che insomma ci sono delle amicizie per le quali anche se magari non ti vedi per un po', i meccanismi sono gli stessi, il modo di ridere, di parlare, di conoscersi, di confrontarsi è lo stesso. 40 anni dopo ancora ci capita di scrivere un pezzo metà uno e metà l'altro, quindi vuol dire che siamo in sintonia. Come se non vi foste mai lasciati. Come che? Molto romantico. Un po' di romanticismo. E invece la musica com'è cambiata rispetto ad allora? Che brutta domanda. Lo so, è brutta. È cambiata, oggi non esiste più, cioè oggi vai a un concerto e c'è un computer che parte, qualcuno che ci canta sopra forse, qualcuno che ci suona sopra forse, un batterista che magari fa due colpetti, ma in realtà c'è il groove di batteria che c'è. Qualcuno che canta col gobbo? Qualcuno che canta col gobbo, quindi che neanche lui crede nelle cose che dice, figurati quello che li ascolta. Quindi insomma è cambiata in peggio, insomma, oggi la musica è un modo per fare marketing. Quando noi abbiamo cominciato ci trovavamo in cantina e il piacere di suonare era tutto, non è che pensavamo speriamo di farcela, di fare i soldi, non vedevamo l'ora che finisse la scuola per andare in cantina o in una sala prove a fare musica. E il massimo del poter suonare dal vivo era quello di suonare in un'assemblea, in una scuola, in un liceo. A proposito, ma è vero che andavi in giro con una pitone intorno al collo? Da ragazzino, ma quello prima dei 10, quando avevo 16 anni, quello. Ma perché c'era Alice Cooper. C'era Arancia Meccanica, era per rimorchiare in realtà. Ah, quando avvicino col pensavi pitone, di rimorchiare col pitone? Perché la ragazza si avvicinava, ti diceva, oddio, l'attrazione, ma cosa mangia? E tu parlavi, insomma, no, era insomma, a 16-17 anni, andavamo in giro. Sì, sì, sì. Ma erano più quelle cose che si fanno da ragazzi per farsi notare. Vi dico una sola data, 4 ottobre 1977, che cosa è successo? Preparata. Che cosa è successo? Cosa avete combinato? Tutto, il finto concerto, il finto concerto dal quale nacque tutto, perché fu geniale, un concerto che insomma, noi abbiamo attaccato i manifesti durante la notte, con scritto concerto punk con i 10, ma era un concerto che non si sarebbe mai fatto. Ci furono degli scontri, si menarono, arrivò la polizia e il giorno dopo tutti i giornali parlavano dei 10 in pagina nazionale e quindi due mesi dopo eravamo in studio a fare il primo disco. Quindi è partito tutto da lì? Beh sì, dal punto di vista come dire del mediatico, il grimaldello per aprire la cassaforte è stato quello. Ma è sempre il solito Enrico, vero? Eh certo. Sì, ultimamente viene definito dalla critica nei suoi spettacoli l'agguerrito frontman. Quindi è ancora più agguerrito. Agguerrito frontman mi piace, cioè molto meglio che cantautore, no? Vabbè, insomma, tu hai fatto il cantante, vabbè, sei cantante, hai fatto il conduttore, anche il giudice di talent. Sì, un anno, sì. Ho scritto un bel romanzo. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Da Enrico Ruggeri e dai Decibel? Adesso esce il mio romanzo, il mio libro, ottavo libro. Ma poi dai Decibel ci aspettiamo un bel po' di concerti quest'estate. E poi vediamo, perché secondo me, insomma, qualcos'altro si potrebbe anche fare nel futuro. Cioè, certo non possiamo aspettare altri 36 anni. Beh, direi di no, ragazzi. Se no, altri capelli ossigenati. Va bene buona vista, ma insomma, tra 36 anni ci sono anche probabilità. Non felicissime, per cui qualcosa prima a fare.
Allora ci rivedremo molto prima. Vabbè, un vostro concerto. Beh, se non c'è da rivederti, facciamo un discorso. Grazie, okay. Decibel, grazie. Ciao a tutti, voi. Grazie. Ciao.